Avviamo un anello magico, dove al suo interno lavoreremo 8 punti bassi. Quindi lavoro il primo punto basso, poi lavoro il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, così procedo fino ad ottenere 8 punti bassi. Lavorati 8 punti bassi, stringo la codina, mi chiudo nel primo punto, quindi nel primo punto basso, con un punto bassissimo. Allungo un po' l'asola, lavoro una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nel punto, quindi nel punto da dove proviene la catenella e vado a lavorare. Una maglia alta, chiusa a metà, ripesco il filo, rientro, lavoro la seconda maglia alta chiusa a metà e poi chiudo tutto insieme. Lavoro 3 catenelle di separazione. Punto successivo, lavoro di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle. Punto successivo, di nuovo 1, ripesco il filo. 2 e chiudo insieme. Quindi, in ogni punto di base lavoreremo il gruppetto di 2 maglie alte chiuse insieme con la separazione di 3 catenelle. Lavoro le ultime 3 catenelle e mi chiudo qui al centro del primo gruppetto con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima arrivo nello spazio di 3 catenelle e da lì inizio il giro. Quindi una catenella, rientro, lavoro un punto basso. Lavorato il punto basso, lavoro più 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle. Filo 2 volte sull'uncinetto, vado a lavorare una maglia alta doppia, qui al centro del gruppetto delle maglie alte chiuse insieme. E quindi lavoro una maglia alta doppia. Lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, entro qui nella terza catenella, lavoro un punto bassissimo, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo. Prima di lavorare le 3 catenelle entro qui alla base, no? del punto alto doppio, lavoro un punto bassissimo, poi vado a lavorare 1, 2, 3 catenelle, entro nello spazio di 3 catenelle e lavoro un punto basso. E procedo lavorando di nuovo le 3 catenelle, 1, 2, 3, filo 2 volte sull'uncinetto, entro qui al centro delle maglie alte chiuse insieme, vado a lavorare un punto alto doppio, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nel primo punto, quindi nella prima catenella lavoro un punto bassissimo, entro al centro qui della maglia doppia, lavoro un punto bassissimo, lavoro 3 catenelle e vado a lavorare un punto basso qui nello spazio di 3 catenelle. E dobbiamo procedere in questo modo fino al termine, quindi vi rifaccio vedere. Lavorato il punto basso, vado a lavorare 3 catenelle, lavoro una maglia doppia qui al centro del gruppetto di maglie alte chiuse insieme, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella,
e mi chiudo con un punto bassissimo. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella e mi chiudo con un punto bassissimo. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nel primo punto e lavoro un punto bassissimo. Poi entro qui alla base del punto alto doppio, lavoro un punto bassissimo, 3 catenelle, e nello spazio di 3 catenelle lavoro un punto basso. Procedo in questo modo fino al termine.